Scandalo a Torino! Fermi tutti! Scandalo! Scandalo a Torino! Scandalo! Scandalo a Torino! Da, oh! Io avevo avuto un mezzo sentore a Udinese Juve l'altra volta, però ho detto, gli hanno regalato un rigorino a Juventus, però dai, sarà, è la prima, sarà un... Quest'anno, ragazzi, il campionato più finto del wrestling! Quest'anno il campionato, guardate il wrestling, guardate, è più reale, è più reale, è più reale. Avevo avuto il sentore con l'Udinese, ho detto, ma andate in vantaggio subito la Juve, poi gli ha regalato quel rigorino lì. Oh, oggi ho avuto la conferma, quest'anno gli devono ridare tutto quello che gli hanno tolto giustamente l'anno scorso e che gli hanno tolto anche poco. Quest'anno gli ridanno tutto. Quest'anno tranquilli, tranquilli che il nostro amico Gravina gli ridà tutto con gli interessi. Come cazzo fai a non dare quel calcio di rigore lì? Ma la fede basta, non puoi non dare... Allora, ci sono rigori opinabili, ci sono rigori che uno può dire sì, però mi... Ad esempio, i rigori ieri del Milan, i rigori ieri del Milan sono rigorelli. Sono rigorelli, però io ieri, dopo la partita del Milan, quando ho fatto il video, non mi sono attaccato a quelli, perché nell'epoca del VAR, quei rigorelli lì, quando li vai a vedere, lì alla fine li danno, c'è poco da fare, li danno. Il rigore di Buongiorno per quella è un rigorello, però nell'epoca del VAR, quando l'arbitro va al VAR, guarda, quelli li danno, li danno. Quello che non hanno dato oggi al Bologna... Come cazzo fai a non dare un calcio di rigore del genere? Lì è calcio di rigore e cartellino per il giocatore della Juve. La partita stava 1-0 per il Bologna, poi va bene, il calcio di rigore è da fare, è da segnare, ma te intanto daglielo. Se il Bologna va sul 2-0, la partita l'è belle che finita, l'è belle che finita. Avete pareggiato rubando. Avete pareggiato rubando. Oh, Zaccapì Burdel, ho già capito ragazzi quest'anno come l'antifona. Ho già capito, quest'anno in una maniera o nell'altra devono andare, intanto in Champions League, perché poverini non li hanno mandati in Champions League quest'anno, le casse della Juve piangono, quindi in Champions League ci devono andare proprio con un filo di gas, con un filo di gas. Poi se si trovano magari anche nelle condizioni che gli altri non fanno chissà che vale campionato, magari gli danno anche una mano a vincere lo scudetto, ma in Champions League ci devono andare proprio con un filo di gas, l'abbiamo capito, l'abbiamo capito. Mamma mia ragazzi! Cioè, un calcio di rigore del genere non c'è bisogno né del VAR, né della moviola, né di riguardarlo. Quello lo vede anche Filini. Filini, l'amico di Fantozzi, che ha gli occhiali spessi così, là di uccelchie grosse c'è, lo vedeva anche il ragionier Filini. Lo vedeva. Dai, va là, che schifo. Che scandalo. Bologna derubato. Bologna derubato. Derubato. Che schifo, guarda. Come fai a parlare della partita, a dire... racconto la partita, faccio una mezza analisi, parlo di questo, parlo di quello, quando vedi delle robe così. Chi te da parlare della partita? Che cosa ti viene solamente da dire delle madonne, che qui non si possono dire, e che cazzo parli della partita? Bologna che è andato in vantaggio, ha fatto un bellissimo primo tempo. Primo tempo Thiago Motta aveva un cavedono in mano, immaginatevi Thiago Motta con un cavedono in mano che faceva Allegri. Lo stava prendendo a pesci in faccia. Allegri era lì così. Preso a pesci in faccia da Thiago Motta. Bologna che va in vantaggio con un bellissimo gol di Ferguson. Fa un lavoro della Madonna in area Zirkzee. Io ragazzi lo dico sempre. Zirkzee è sfigato perché è sempre rotto. Ma c'ha una tecnica quel ragazzo. L'unica cosa che non mi piace di Zirkzee deve andare dal barbiere. Tagliati quei capelli che sei impresentabile. Però tolti i capelli Zirkzee l'è fort. L'è fort. L'è. Bologna va in vantaggio, tra parentesi, gli insulti dello Juventus Stadium a Thiago Motta. Thiago Motta, Thiago Motta, mi fa ancora malino il triplete, eh. Ogni volta che vedete uno del triplete, che sia Mourinho, anche uno come Thiago Motta, che non rompe il cazzo a nessuno, non provoca nessuno, uno dice, insulti Mourinho, beh Mourinho è uno che ha provocato tante volte, è venuto nel vostro stadio, vi ha fatto così, Thiago Motta non ha mai rotto il cazzo a nessuno, insultate anche Thiago Motta, ma quanto vi deve bruciare il culo ancora, eh? Quanto vi deve bruciare il culo ancora per quel cazzo di triplete, ce l'avete in fiamme, vabbè. Io, guarda, quando insultavano Thiago Motta, mi dispiace per Thiago Motta perché è una persona che apprezzo tantissimo, ma veramente...
dicevo, mentre sentivo gli insulti a Thiago Motta, senti come brucia! Senti come brucia il Deretano! Sono passati più di 10 anni, 12, 13 anni, ci devono ancora mettere la pasta fissa che c'ha nel culo in fiamme. Vabbè, gol annullato, poi nel secondo tempo alla Juve, fuori gioco, e poi fa, cioè sta roba qui veramente, sta roba qui di sto gol, di sto, quando ho visto che non hanno dato quel rigore al Bologna, ho detto qui la va a perdere il Bologna, la va a perdere, per fortuna che alla fine hanno solo pareggiato, perché questi, col culo che hanno, io ero convinto che l'andassero a vincere, invece guarda, alla fine sono quasi contento di un pareggio, per fortuna non sono un tifoso del Bologna, perché se fossi un tifoso del Bologna oggi altro che i piatti, spaccavo tutto, però amici del Bologna tranquilli, ci sono passato anch'io. Venendo alla Juventus, scelte di Allegri che non ho capito, io non so come fai a tenere in panchina Kostic, sicuramente ci saranno delle questioni di mercato, ma Kostic per me in una squadra così non può stare in panchina. La Juventus, per fortuna, siamo arrivati quasi a fine mercato, ancora non ha comprato questo benedetto regista, finché fanno fare il regista o comunque l'organizzatore di gioco a Locatelli, possiamo, non dico dormire sogni tranquilli, perché se poi gli arbitri fanno così, non è che possiamo dormire sogni tranquilli, ma alla Juventus è evidente che gli manca un regista, non capisco anche uno come Giuntoli, che dovrebbe essere intelligente, perché non è ancora andato a prendere un regista, fanno fare il regista, l'organizzatore di gioco, a Locatelli. Vabbè, a Locatelli. Però veramente una roba scandalosa. Amici del Bologna, io vi sono vicino. Vi sono vicino, perché sapete quante volte ci sono passati. E sapete cos'è? Sapete, amici del Bologna, cosa diranno adesso? Perché quando voi adesso andrete da uno juventino a dire che hanno rubato, e tutto il mondo ha visto che hanno rubato, tutta Italia sa che hanno rubato, sapete cosa vi risponderanno gli juventini? Le uniche cose che sanno rispondere in questo caso, perché quando non hanno argomenti, gli juventini rispondono: Malox, rosica, rosica, Malox. Quando loro non hanno argomenti, di fronte al furto compiuto, di fronte al furto conclamato, quando arriva uno e gli dice: guarda bambino che hai rubato, ma non lo dico io, lo dice lui, domani lo scriveranno tutti, perché almeno quelli intellettualmente onesti, che sono rimasti pochi, però, e loro vi diranno: rosica, Malox, rosica. Abbiamo già capito, guarda, il campanello d'allarme l'avevo visto a Udine, con quel rigorino che gli avevano dato lì, ho detto oggi abbiamo avuto la prova, pareggio rubato, scandalosi veramente, oh, senza vergogna, non ho parole, guarda, mentre qui a Milano ci sta per scatenare un altro lumifragio, tanto qui a Milano o fa 40 gradi o fa la tromba d'aria, ormai abbiamo capito, che schifo, va, veramente, oh, che schifo, non ho parole. Iscrivetevi al canale YouTube, clic, seguitemi su Instagram, clic, like alla pagina Facebook, clic, e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare, ciao.